Assolutamente, io ho mandato in play la Superstar. registrazione, quindi ci siamo, ci siamo. Allora, Vai. io vorrei fare proprio chiacchierata, perché... No, è bello così. Sì, perché mi fai smorzare quel tono di pseudodocente, piccolo chimico. No, 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 no. Molto confidenziale, molto tra amici. Assolutamente, assolutamente, quindi colgo l'occasione un po' per... metterti al microscopio e chiarire alcune cose. Allora, il discorso è questo: tra parentesi, le persone sono un sacco entusiaste e dal primo lockdown mi chiedevano di fare un podcast con te. E proprio perché ci sono tanti tanti contenuti che porti e come ti ho detto prima, quel che passa passa, nel senso che a livello mediatico, quei pochi spunti che vai a dare, quei post che vai a fare accendono a tantissimi spunti di riflessione. E adesso, tra parentesi, ho letto tutto un sacco di cose che stai pubblicando sulla respirazione. E ci arriveremo poi in altri podcast, eccetera. Ma sai, visto, se tu ci fai caso da quello che sto scrivendo nell'ultimo anno, al di là del fatto del mio vabbè, del discorso nutraceutico, integratori e così, per quanto riguarda la performance, se tu ci fai caso rispetto a anche un mio passato anche abbastanza remoto, dove addirittura ero visto anche in maniera molto quasi come un eretico che andava portava tecniche, innovazioni, metodologie, un po'. Adesso, siete la maturità, la vecchiaia, mi porta a tornare alle basi, ma alle basi più fondamentali, a quello che è, a costruire quello che è il supporto di tutto quello che uno va poi a percorrere, no? In ambito di performance. Ecco perché sono andato a riprendere la respirazione, forte del fatto che mi ha portato questo tipo di riflessione, un'apertura mentale, curiosità mia personale, ma avendo a che fare appunto con altri settori, diciamo in ambito sportivo, come può essere i fighters, può essere appunto altri sportivi estremi, oppure in particolare anche questo tipo di elemento me l'hanno reso ancora più curioso e più affascinante. Il mio contatto con le forze speciali, dove appunto il discorso della respirazione apre a una capacità di mantenersi lucidi in determinate situazioni, mantenendo sempre alto il livello di performance. Allora, io una cosa che da osservatore ho notato è questa. Stai portando avanti in maniera, secondo me, molto importante, probabilmente in maniera più accentuata da quando hai iniziato, appunto, come dici te, a dedicarti molto al mondo dei fighters, successivamente le forze armate, eccetera. La cura dell'atleta, del builder, sì, dalle basi, ma proprio nel senso di rendere il sistema corpo performante. E questa vedo che è una cosa che manca, nel senso che si ragiona sempre sul devo creare ipertrofia, devo distruggere il muscolo, devo fare schemi, cose, eccetera. Però non si pensa Certo, mai. questo ci sta, sì, ma devi portarlo avanti per degli anni, questo in teoria, no? Cioè, Esatto. il discorso è errato, il messaggio che sta passando anche nella situazione del, chiamiamo, bodybuilding attuale, non in ambito, però ti parlo, in ambito di alto livello la cosa è già più sentita, però si bada troppo al risultato a breve scadenza, cosa che io già dal 2008, mi pare, quando ho conosciuto per la prima volta Philippe, che era già agli albori, lui mi ricordo che disse già ai tempi, anche se era giovane, lui mi diceva: io mi devo mantenere in salute, mi devo mantenere integro il più possibile. E questo io l'ho ritrovato in tutti i professionisti, anche del bodybuilding con cui ho avuto contatti. E questo mi ha portato a, negli anni, a rendere questo tipo di componente la base fondamentale per il mantenimento della longevità. Se la macchina viene costantemente favorita, controllata, ottimizzata nelle sue efficienze, la macchina dura di più. È questo il discorso. Quindi, ben venga il discorso salute intestinale in primis,
Quindi migliore efficienza gastrointestinale, perché se non assorbiamo bene è inutile, non c'è nessuna dieta che funzioni, o tutto quello che mangiamo viene comunque, tra virgolette, non ottimizzato, in qualche modo perso ulteriormente. Ben venga il discorso della sensibilità insulinica, dove io batto costantemente, per me elemento fondamentale che la sensibilità insulinica venga mantenuta sia il più possibile nelle fasi di dimagrimento, ma soprattutto nelle fasi di costruzione, che tutti, guarda caso, tutti legati a un discorso di bulk, grezzo, standard classico, si fottono nel giro di pochissimo tempo. Perché comunque anche questa finestra che noi cerchiamo di sfruttare, dovuta al post-gara, dovuta al discorso stimolante dell'allenamento in sé, comunque, attenzione che è una finestra che si chiude molto alla svelta, molto più rapidamente di quello che la gente si aspetti, andando a innescare poi un discorso ormonale di contrasto. Parliamo di infiammazione. L'infiammazione a livello sistemico, tutti, tutti, anche questo. Ecco perché tra i miei tanti fattori che ti sto elencando, anche l'infiammazione gioca ruolo decisivo. Noi siamo costantemente infiammati, tutto il tempo noi siamo dall'allenamento in sé, da ciò che mangiamo, noi siamo continuamente sotto questa, chiamiamola, infiammazione silente, che poi dopo i traumi dall'allenamento, le distruzioni di tessuto muscolare continuano a mantenere. Più siamo infiammati e meno assorbiamo, più siamo infiammati e abbiamo anche una sorta di ostracismo endocrino che viaggia sulla sottile linea tra supercompensazione, quindi costruzione muscolare perché l'infiammazione è necessaria, al crash totale che può essere appunto l'infiammazione cronica e tutto quello che può portare di conseguenza. Quindi sì, per me è fondamentale creare questa base in linea di massima, parlo sempre in maniera molto generale, di supporto, di efficienza da un punto di vista di salute. È un parolone, so che è un parolone, appunto, parlando di bodybuilding, dopo è facile scivolare in varie interpretazioni, però in linea di massima comunque cercare il più possibile di preservare l'efficienza. Il corretto. Assolutamente. Anche perché poi secondo me la cosa importante è che le persone non devono soltanto vedere, devono partire dalla longevità, ma devono capire che questo potenzia anche la risposta nel breve. Cioè non si parla semplicemente, ah, così puoi gareggiare fino a sì, però No, anche quello che succede nel breve dipende fortemente da quanto. Io faccio sempre l'esempio, è come se tu volessi mettere il motore di una Ferrari in una 500. Non è che prendi il motore e lo metti, prendi il motore e poi adegui il telaio, la struttura della 500 e la coccoli il più possibile, quindi controlli l'olio, ci sono tanti fattori. E la cosa a me fa ridere perché molto spesso dice, c'ho problemi gastrointestinali, vengono fatte queste domande, no? C'ho magari una situazione di stress ossidativo oppure c'ho un qualsiasi altro, c'ho sensibilità insulinica, glicemia alta, quello che ti pare. E la gente non capisce quanto tutti questi fattori che tu hai elencato e che tu porti avanti insieme perché sono fortemente connessi. tutto è connesso, ma a partire dall'intestino, no? Esatto. Noi sappiamo che non è un caso, dovrebbe essere fatto anche eventualmente degli studi, però non è un caso che una grandissima componente di bodybuilder soffre di disturbi intestinali, gastrointestinali, ma soprattutto intestinali. Il culturista con le diete che fa, magari col discorso anche relativo alla quota proteica, in generale, parliamo di alimentazione in generale, non è sicuramente un toccasana per l'intestino. Quindi si vengono a creare quelle che io chiamo la colite da culturista, che sia appunto di impatto relativo nella versione di stitichezza piuttosto che nella forma di aroica, ma è frequentissima. E questo cosa crea? Crea infiammazione che si estende al discorso articolare, crea comunque minor lucidità mentale, quindi creiamo appunto, vediamo come già questo ramifichi già in maniera esponenziale, quindi la salute intestinale in primis deve funzionare benissimo, perché comunque noi per
quanto riguarda il bodybuilding, noi dobbiamo continuamente mantenere l'efficienza di questo massiccio sistema gastrointestinale continuamente sottoposto a stress e infiammazione. Assolutamente. No, è la cosa che infatti il nostro apparato gastrointestinale non è fatto per sopportare quello che gli facciamo sopportare. No. Cioè, la gente deve distinguere quella che è una necessità energetica da quella che è una capacità del corpo da un punto di vista ormonale, vale a dire appunto sensibilità insulinica, capacità del pancreas, sia, anzi sia ormonale che recettoriale, di gestire tutto quanto, e capacità anche gastrointestinale vera e propria, quindi microbiota, eccetera. Cioè, un conto è dire spendo tot, mangio tot. Un conto è dire il mio corpo è in grado. È sempre l'esempio del motore, no? Sì, ho una richiesta del motore, eccetera, però magari la struttura non regge. Eh sì, un punto discorso anche proteico, no? Effettivamente la proteina, materiale plastico, è necessario comunque avere un surplus, è normale, è stato anche riconosciuto dalla scienza che chi si sottopone a determinati stress muscolari ha bisogno di maggior introito proteico, questo ormai è assodato. Il discorso qual è? Che comunque quando andiamo a somministrare determinati quantitativi dobbiamo far fronte a quella che è la capacità soggettiva di saper poi processare, uno, assorbire e veicolare al meglio il materiale che noi cerchiamo di ottenere dal pasto proteico, tenendo presente che, altra ramificazione, non tutto, anzi, praticamente tutti i cibi proteici solidi hanno una capacità di assorbimento e quindi di utilizzo proteico che è molto meno di uno quello che si aspetta. E tutto il resto cosa succede? Tutto il resto è materia di scarto. Tutto il resto comunque va a creare residui azotati, va a creare massa fecale in eccesso e quindi fermentazione batterica, gonfiori, infiammazione a livello locale. Quindi sono tutte cose da tenere presente. Per quello dico, è affascinante questa complessità estrema e tutti i fattori devono essere mantenuti sotto controllo, o perlomeno il più possibile. Allora, io questa cosa ti voglio chiedere. Un aspetto che ha catturato, diciamo, forse il primo aspetto di tutto questo panel che abbiamo elencato, che ha catturato il mio interesse, è quello dell'infiammazione subclinica. Quindi questa infiammazione, come dici te, cronica, che non è specifica muscolare, quindi non è quel tipo, è un altro discorso. Anche semplicemente parte magari da una pessima alimentazione piuttosto che da un'infiammazione stessa del gut a livello gastrointestinale che comunque irradia in altri, ahimè, in altri distretti e Anche da una coinvolge. resistenza insulinica, spesso. Questo è un'altra brutta rogna da sistemare. Quindi, appunto, quando parliamo di efficienza anche nella performance, abituiamoci anche qui, come in medicina, abituiamoci a vedere il più ampio spettro, a delle correlazioni, a vedere quello che è un network. Esatto. Quindi, visto che stiamo cercando di evolvere in vari ambiti, anche il culturista, e vedo che in certi fronti qualcuno inizia già, e ti ripeto, diversi professionisti stanno già parlando di queste problematiche in maniera un po' più approfondita. Vedi, ad esempio, 3 sere fa parlavo con Flex Lewis e parlavamo dei suoi aggiornamenti, della sua situazione, no? Di questa sua fase di recovery che stiamo un po' cercando di favorire. E mi diceva appunto un problema suo, da quando apparentemente l'ho conosciuto. Sempre il discorso delle difficoltà digestive, difficoltà di assorbire, quindi fermentazioni, nausea, gonfiori, e questo cosa si traduce? Si traduce che poi difficilmente tu riesci sempre anche ad ottimizzare quello che mangi, perché comunque si crea una sorta di indigestione continua che richiama acqua, richiama comunque, lui mi parlava anche di brain fog, di poca lucidità, di questa pesantezza, di questo afflusso sempre di sangue richiamato all'intestino, cosa che adesso invece mi diceva che mangiando molto meno sta decisamente meglio. Di nuovo lo stesso discorso, non siamo fatti per
dobbiamo coadiuvare questo processo di iperalimentazione che in certe persone, ad esempio anche Flex, immagino sia comunque necessario o si renda necessario per portare. Infatti, ben vengano fasi dove è chiaro, serve maggiore introito calorico, per forza dobbiamo introdurre più cibo, più calorie. E quindi parliamo, come hai detto te, giustamente di fasi, però anche in queste fasi, soprattutto in queste fasi, cerchiamo di rendere comunque la vita più facile al nostro organismo. E i mezzi ci sono. I mezzi ci sono comunque, sia da un punto di vista alimentare che da un punto di vista di supplementazione, di integrazione. Assolutamente. Quindi, al di là di salute intestinale, cercare di prevenire, contrastare quelli che sono i fenomeni infiammatori, agendo in via, modulante. Questo ci tengo a sottolinearlo, cosa ne parlo sempre tra le mie dirette, eventi, seminari e quant'altro. Ricordiamoci sempre di modulare, parliamo di modulare l'infiammazione. Come modulare cortisolo. Moduliamo l'infiammazione vuol dire lasciarla negli argini, perché comunque è necessaria anche per quanto riguarda il segnale, che arrivi il segnale corretto, il segnale efficiente per quindi le prostaglandine e lo stimolo ipertrofico. Un aspetto proprio riguardo a tutto questo, che è probabilmente quello che impatta proprio a cascata su stress ossidativo, infiammazione, resistenza insulinica, eccetera, è il livello di IBF, ossia persone che tendono a spingere tanto e a perdere, a arrivare a IBF molto alte, perché il tessuto adiposo di per sé produce citochine più infiammatorie, quindi è in primis quello a creare queste problematiche. Sì, allora tu con questo tipo di discorso tu comunque crei appunto questa base di chiamare infiammazione e insulino resistenza correlata fortissima, oltre che ad avere un trend ormonale che favorisce l'aumento dell'attività dell'aromatasi, quindi iperproduzione di estrogeni in favore di una ratio rispetto magari a quelli androgeni che dovremmo utilizzare per quanto riguarda la costruzione muscolare. Quindi è fondamentale anche adesso non vedere, a mio avviso, parlo a mio avviso, anche se sono stato il primo tanti anni fa a fare su me stesso fasi in cui se avevo la faccia che sembrava un televisore, ingurgitavo qualsiasi cosa per vedere la bilancia salire, ma è un qualcosa di sterile. Di anzi controproducente, perché poi dopo quando entri nel loop della resistenza insulinica le cose poi si complicano proprio perché si innesca una cascata contraria a quello che è l'obiettivo della costruzione muscolare. La bilancia va su, ma non è detto che i muscoli poi dopo recepiscano tutto. E anche lì discorso dell'iperinsulinemia che interviene, quindi altro fattore, altra componente che subentra in queste fasi. Quindi diciamo che è un mondo assolutamente complesso che continua a mantenermi affascinato, estremamente affascinato a tratti. E poi vedo che c'è sempre questo focus che viene dato del controllo di marker come colesterolemia, colesterolo totale, HDL, eccetera, quando probabilmente dei fattori di rischio cardiovascolare molto più importanti sono proprio infiammazione e iperinsulinemia, che va a impattare a livello endoteliale, a livello di pressione, quindi che sono anche, se vogliamo, l'iperinsulinemia un po' di meno, però il discorso dell'infiammazione a me affascina perché è molto difficile da quantificare. È estremamente difficile da È quantificare. qua che è affascinante, perché la cosa che ti chiedo e che mi incuriosisce è, mentre, sai, colesterolo, glicemia, resistenza insulinica, sono tutti fattori che in un qualche modo puoi andare a vedere. Il nostro marker dell'infiammazione è il CPK, che però interpreta un'infiammazione acuta, è più un marker di infezione, se vogliamo dirlo. Per l'infiammazione quella silente, andare a modularla e arginarla. Allora, ti dico io parto dal presupposto che tutto quello che facciamo è altamente proinfiammatorio, quindi parto già in qualche senso prevenuto. Cerco di lasciare il corpo tranquillo in questa sfera della peri-workout perché si crea una specificità del processo infiammatorio verso il tessuto muscolare che è favorevole e tutto il resto. E lontano io sinceramente parto prevenuto e intervengo in maniera aggressiva sia con la scelta delle fonti, in particolare lipidiche,
con un occhio molto al rapporto omega-3-omega-6. Evito quasi del tutto questi approcci un po' di utilizzo di prostaglandine, dell'acido arachidonico, sono molto molto scettico in merito. Da questo punto di vista un altro discorso è la modulazione dell'integrazione, quindi integrazione che abbia un impatto sia sull'infiammazione di per sé, quindi ben venga curcumina e antinfiammatori molto potenti lontano dall'allenamento, sia appunto giocare su stress ossidativo e resistenza insulinica, che sono due cofattori che potenziano questo Assolutamente. discorso. E infatti anche sotto questo aspetto, dicevi giustamente, è fondamentale, oggi la scienza più volte ce l'ha dimostrato, sia per quanto riguarda lo stress ossidativo, ma anche per il discorso infiammatorio, anche con correlazione ai farmaci, che il momento del pre-workout è un momento sacro da dover in qualche modo sfruttare. Veicolare e rifornire, ma per quanto riguarda cortisolo, che già se poi andiamo a pensare, cortisolo è l'ormone principalmente antinfiammatorio che abbiamo nell'organismo, quindi il suo già lo dovrebbe fare. Ecco perché non va soppresso. Quindi, altro discorso. Fondamentale è lasciare che la cascata infiammatoria segua ritmi fisiologici. E lo stesso, come dicevi tu, anche lo stesso stress ossidativo. Attenzione, lo stress ossidativo è necessario anche lui. Tutti i segnali devono essere comunque riportati a destinazione senza un eccessivo inquinamento. Perché se no andiamo a interrompere. Ecco perché si dice giustamente attenzione a prendere antinfiammatori di tipo sintetico nel post-allenamento. Proprio perché si rischia col tempo, comunque con l'assunzione, diciamo, chiamiamola anche più cronica, occasionale, non va a guastare particolarmente. A livello cronico, però, andiamo a bloccare quello che è la cascata delle prostaglandine, quindi tutto quello che stavi dicendo tu, giustamente. Quindi il timing è fondamentale, timing che però deve lasciare spazio, deve lasciar spazio a quello che è tutto l'altro discorso, resistenza insulinica, sensibilità insulinica, modulazione del cortisolo, rifornimento che arriva efficace sfruttando l'iperemia e soprattutto le contrazioni, ciò che generano le contrazioni muscolari, perché le contrazioni muscolari aprono a loro volta alla sintesi proteica, al discorso del GLUT 4 e quant'altro. Ecco, Quindi io la vedo molto così. Allora, forse l'aspetto che sposo di più di tutto il discorso dei paleo fan è che noi abbiamo ancora quell'input ancestrale di equilibrio in momenti contrastanti tra momenti pro-infiammatori e antinfiammatori, momenti di stress ossidativo e momenti invece in cui lo stress ossidativo va a diminuire. ma l'organismo funziona meglio così, l'organismo funziona. Cortisolemia, esatto. È un qualcosa di fisiologico che ci portiamo dietro. Certo, i ritmi circadiani, cioè noi dobbiamo Esatto. seguire tutto il nostro flow ormonale, fisiologico deve seguire dei cicli, no? Lo stesso, appunto, noi pensiamo solo a ormoni tipo appunto l'ormone della crescita piuttosto che lo stesso testosterone, comunque sono ormoni che hanno una fase fluttuante, non sono Esatto. in linea costante, mai sono influenzati da mille fattori. Quindi ti dico, il corpo funziona meglio e decisamente in maniera molto più efficiente se segue delle fasi fluttuanti, no? E lo stesso appunto, ci sono dei momenti in cui l'ondata anche del cortisolo viene in favore necessaria. In un certo momento per determinati scopi, e poi dopo deve essere comunque rimandata al suo posto lo stesso l'iperinsulinemia. Allora, e su questo discorso del cortisolo, quando l'anno scorso avete rilasciato la linea dei pre-workout di seconda generazione, mi avete acceso un'altra bella lampadina. Perché questo? Perché io notavo, allora, di base notavo che
Partivo dal presupposto che l'Homo sapiens moderno è in disbiosi perenne, per via dei ritmi quotidiani e tutto il resto. E un fattore fondamentale è proprio questa iperstimolazione a livello del surrene, che si ha, che nel nostro caso veniva accentuata da questo abuso di caffeina, pre-workout. Perché questo? Perché lasciando stare quello che può essere la validità scientifica di tutto, però mi hanno messo a misurare sia su di me sia alcuni ragazzi, li avevo fatto provare tramite tampone la cortisolemia, e ho notato quasi su tutti un esaurimento surrenale, proprio che il surrene non riusciva più a pompare niente. La maggior parte delle persone poi avevano abuso di caffeina da un lato, tramite caffè, pre-workout, eccetera, poi ritmi quotidiani super importanti, e quindi anche qua. Il discorso è che il cortisolo dovrebbe essere un altro protagonista che dovremmo andare a coccolare, a mantenere. Hai detto bene, perché comunque tante difficoltà che noto spesso anche sulle donne quando arrivano magari nel post da situazioni di post gara, facciamo un esempio, hanno proprio questa fase, non tanto a volte la problematica ipercortisolemia, è il contrario. È quando abbiamo un Esaurimento. ipocortisolo, quando abbiamo, siamo andati già nel passo oltre, e quella diciamo che è un pantano ancora più lungo da venire fuori. E lì c'è appunto il discorso che abbiamo ormai le surrenali rese ormai praticamente ipoattive, e genera appunto una fase di pantano metabolico estremamente lungo e complesso da far uscire. Ben venga invece, è molto più semplice se vogliamo la fase di ipercortisolemia. Attenzione, il cortisolo lo riesci comunque a arginare, l'importante è che venga prodotto. Esatto. Ricordiamo che il cortisolo è fisiologico per la vita, quindi non va demonizzato, va rispettato, va temuto, ma non deve essere visto come il demonio, come la stessa insulina. Quindi, come dicevo già, in altri contesti, l'insulina come il cortisolo vanno modulati e saputi rispettare e utilizzare, veicolati a nostro favore. Quindi non sono per gli estremismi, in nessun genere, sono per l'efficienza. Assolutamente, assolutamente. E difatti un altro discorso proprio di questa situazione di flatline della cortisolemia tendenzialmente bassa e di esaurimento surrenale è che la cosa che notavo è che c'è un altro protagonista all'interno del surrene che è l'aldosterone. Per cui il problema è che poi è direttamente correlato, c'è cioè un'incapacità del corpo di compartimentalizzare i liquidi. Per cui c'è queste situazioni di fluttuazione. Sulle donne poi è una cosa tragica, fluttuazioni di acqua intra-extracellulare, infiammazione che si ripercuote, inefficienza di performance, quindi là è come dici te un pantano, cioè nel Nella... senso là non sai da dove Sì, iniziare. perché poi dopo sulla donna, poi dopo cosa ci si mette? Questo che hai detto, dopo vanno magari chi ha più o meno tendenza va a rendere ancora più pesanti certe problematiche di microcircolo, problematiche vascolari, quindi ristagno. Mettici anche poi componente, ahimè, estremamente abusata, anche tutta la componente di drenaggio. Forzature diuretici e quant'altro che vanno a esasperare tutta questa situazione. Quindi andiamo, ricordiamoci sempre, l'organismo poi dopo vince. Se tu lo fai incazzare, lo esasperi, lui vince perché chiaramente lui dopo alla fine dice: qua mi stanno compromettendo la vita, faccio di tutto, metto tutti i vari freni di emergenza e Sciopero. comunque non lo convinci più, non lo convinci, o comunque ci vuole molto tempo per rifare, far la pace, come dico io, col proprio organismo e poi ritornare a renderlo efficiente. Però ricordiamoci sempre, l'organismo quando si comporta così ha sempre ragione lui. Ricordiamocelo che siamo programmati per l'omeostasi. Quindi Assolutamente. lui in ogni cosa, lui in qualche modo, lui cercherà sempre di tornare lì e questo lo dico purtroppo spesso anche alle donne che sono Assolutamente. abituate più a violentare che avere un approccio anche perché come dicevamo prima, purtroppo anche con le donne si pensa troppo all'obiettivo target gara
di corsa magari con poco tempo, l'obiettivo è l'unica cosa che esista, non si vede più un discorso a lunga scadenza o comunque presa anche semplicemente in tempi giusti per permettere una maggiore efficienza di tutto il sistema e poter comunque non andare a finire in questo tipo di pantani e avere anche molto più margine di manovra, soprattutto. Allora, io una cosa che ho notato è questa. C'è come la tendenza a voler raggiungere dei punti di arrivo prima. Nel senso, ho visto un sacco di post con builder, ma donne, insomma, uomini, eccetera, 21 anni, 20 anni, persone che ne dimostrano magari veramente 34, 35, quindi Dio solo sa le forzature che ci sono state. E la cosa che visco, il trend è doppio. Da una parte non si capisce, cioè si elimina del tutto il fattore tempo. Io vedo che è proprio del tutto eliminato il fattore tempo. È come dire, faccio questo, quindi divento così, senza considerare quello che sono alcune caratteristiche, anche se vogliamo da un punto di vista estetico, di plasticità del corpo, di qualità della pelle, eccetera, che si acquisiscono negli anni, che solo il tempo ti può dare. E poi c'è il discorso che ormai il punto di arrivo è magari il raggiungimento di una Pro Card. Però una volta che si violentano per raggiungere questo risultato, poi da là non sono assolutamente più in grado di andare avanti. Tantissime, appunto dopo dice adesso che hai la Procar cosa ci fai? Esatto. Cioè se dopo riesci e allora per forza di cose la cosa più facile è ritornare sui passi, gli stessi passi che hanno generato tutto questo tipo di scompenso, quando invece bisognerebbe fare tutta una fase di ripresa rigenerante, chiamiamola così, di riequilibrio per poter invece arrivarci con un approccio sicuramente diverso. Io questo fortunatamente lo vedo già con alcune professioniste straniere che comunque non vanno più, forse lo si vede parecchio, ancora di più chiaramente con le fitness model, che comunque devono rimanere più in condizione durante l'anno per motivi di lavoro. Però la donna stessa dovrebbe essere molto più attenta a questo tipo di discorso. Ti ho perso. Ok, Ok. Ti ho ripreso. sì. Per quello ti dicevo, la donna dovrebbe viverla in maniera molto, molto più, tra virgolette, con calma, rilassata nei tempi. Assolutamente. Sì, no, questo al 100%. E Dopo c'è io una componente psicologica molto forte anche sulla donna che vuole vedersi bene prima, vuole vedersi comunque c'è questo rapporto molto conflittuale, che fa scalpitare, che fa è colpa loro, eh? Colpa loro. Purtroppo. comunque sono sempre a guardare avversari, non avversarie, punti di riferimento e quant'altro, effettivamente. Allora, e in tutto questo la cosa che ti voglio chiedere, perché poi la cosa bella è che c'è questo, diciamo, questo approccio olistico per cui fai veramente capire quanto tutto vada in mezzo. È il discorso di come in tutto questo quadro, perché poi sembra sempre un discorso rivolto a integrazione, alimentazione, eccetera, però impatti allenarsi con la testa. Componente Aspetta. allenante penso che sia la cosa Allenamento e cardio. sono le due cose comunque più sottovalutate in assolute, in assoluto o dico meglio rese troppo superficiali, troppo approssimative. Mi alleno a alto volume, faccio tutto qui, là, bla 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 bla, oppure faccio cardio a stomaco vuoto 6 giorni a settimana, qui là, perché c'è il protocollo così. Sai meglio di me che comunque tutto deve essere contestualizzato e reso adatto al soggetto e alle proprie capacità di recupero. La componente allenamento in tutto questo quadro è un protagonista, non deve essere una cornice alla fine. Ricordiamo sempre cultura, parliamo di cultura fisica, i muscoli si costruiscono allenandosi. E lo stesso anche la condizione di body fat deve essere gestita da questo allenamento, soprattutto, oltre che dalla dieta. Però se non abbiamo uno stimolo metabolico e ipertrofico, alla fine viene a mancare tutto. Quello che mi dispiace è che la componente allenamento, si parlano road to
fa vedere foto di piatti, foto di qui, foto di là, quando poi sappiamo benissimo che al di là di piatti fit, quello che serve è contrarre i muscoli. Quindi, e quello che vedo meno gente che si allena, o quelli che lo fanno in maniera, ahimè, forse un po' troppo approssimativa, o non dandogli il giusto impatto e importanza. Guarda, io la cosa che hai detto, contrarre i muscoli, ho visto anche questa tendenza che... Com'è? Non ho detto spostare carichi o sollevare pesi. È questo. C'è adesso questo filone, okay, che sta nascendo, insomma, di rivalutazione dell'allenamento, che però da che era nato in maniera positiva sta prendendo la piega dello spaccarsi, e io quello che vedo è che si va a ricercare molto di più una botta neurale e la si scambia come un successo, ossia sollevo di più per più ripetizioni con compound, e ci sono passato, lo sai bene perché mi ha cazziato, quindi lo sai bene, e l'atleta arriva a confondere quella che è una botta neurale forte con l'allenamento efficace. E vedo che adesso la direzione è o superficiale sull'allenamento, oppure l'allenamento è tutto, però che cosa vado a ricercare? Botte neurali, perché così mi sento devastato. È vero, è vero, è vero. Una volta, ai miei tempi, era ancora più, si andava a ricercare invece, vedi come va tutto a mode, si andava a ricercare la sopravvivenza a determinati magari volumi di lavoro, carichi di lavoro. Quindi non deve essere visto come una prova di forza, un continuo mettersi in campo per, vedi anche appunto sovraccarico progressivo, ok, sovraccarico progressivo come dicevi, ci sta, è fondamentale, è uno degli elementi fondamentali necessari, attenzione, non deve essere prevaricante e non deve diventare un effetto tossico che ti porta poi in maniera molto rapida, anche prima di quello che si pensi, a un discorso di esaurimento neurale, oltre che di traumi e tutto quello che può conseguire. Attenzione, parliamo sempre che l'ipertrofia è frutto di una serie di stimoli variati, modulati, equilibrati in un certo modo. Il bello dell'ipertrofia è che proprio non segue una linea fissa, una componente fissa. Anche lo stesso, parlando di ipertrofia miofibrillare, noi dobbiamo comunque rispondere a determinate leggi fisiologiche e a queste ci sono, come dico io, delle sottoramificazioni manipolabili da saper ben gestire, che ti portano al continuo, costante progresso. Ecco perché anche tu, vedo che nei tuoi programmi, continui comunque a modulare, diciamo, a gestire quello che è la somministrazione di un certo livello di intensità al fronte di livello di maggiore volume, oppure magari equilibrando una gestione di entrambi. Quindi è questo poi il fattore più complesso. Adesso è vero, si va con una tendenza molto da power bodybuilding, che a mio avviso diventa molto limitante, e anche perché ti chiude, ti preclude a tante altre componenti da saper gestire, no? Da dover gestire anche in un'ottica di miglioramento. Ecco perché ti dico, l'approccio di Gabriele non esiste. Io apprezzo tutti gli approcci, li ho provati tutti, li ho sperimentati su me stesso, sugli altri, tutti, dai primi anni 2000 ad oggi ho provato qualsiasi metodo allenamento esistente sulla faccia della Terra. Tutti, e tutti hanno una loro logica, se vogliamo, un loro target, una loro efficacia fino a un certo punto. Cioè, io perché dico, io non ho un metodo, assolutamente, io li apprezzo tutti, sebbene appunto io abbia amici che chiamo e non. Li chiamo amici, basta, non chiamo colleghi, o comunque,
persone con cui collaboro, comunque con cui ho continui confronti, come può essere Scott Stevenson, che è stata anche una sorta di mentore per certe situazioni, quindi Fortitude, un approccio, e sono amicissimo con Ben Pakulski dal 2009. Quindi approcci totalmente diversi che io abbraccio entrambi. Ho adorato il Doc Rapp anche nelle sue ultime versioni. Ho sentito Dante Trudel anche non molto tempo fa. Però io mi alleno in totalmente altro modo. Cioè, il discorso qual è? Fondamentalmente, non esiste un metodo allenante assoluto efficace. Tutto deve essere ben gestito senza prendere una tendenza univoca, che poi alla fine, nell'ambito, come dicevi tu, neurale, può portare a più un legame ego correlato. I carichi possono andare su, ma ricordiamo che i carichi poi non sono infiniti, e questa dannazione rispetto ai carichi può comunque apportare in maniera silente a un esaurimento anche neurale, quindi a uno stallo anche con questo. Quindi Quello è un è altro necessario. fattore. E, come dici te, il discorso di contestualizzare in base al recupero. Allora, io adoro quello che hai detto per un discorso che io vedo che c'è una dannata tendenza sempre quando ci si approccia a avanzare un concetto nel bodybuilding a dire queste cose funzionano, queste altre no. E si cerca di trovare una giustificazione per cui le cose che non funzionano, hanno funzionato, cercando di fare una specie di tecnica di ritaglio dicendo sì, vabbè, ma funzionano per questo, in quel caso quell'altro, quello prendeva un sacco di roba di qua e di là. Invece io è molto semplice, se tu vedi tutto quello che è stato proposto e ha avuto un seguito perché funzionava. Quindi piuttosto chiediamoci in che contesto. Esatto, allora quando mi dicono, allora di moda, ti faccio un esempio pratico. Mi chiedono spesso, visto i social, mi chiedono spesso qual è il mio punto di vista sui giant set di Milos Sarcio, miliardi di volte. Io dico, funziona, ok, funziona. Come hai detto tu, dipende. In che contesto li riesci a far funzionare? Se mi dici come metodologia da sposare, ti dico no. In un'ottica di logica, con tutto il suo ragionamento che ci va accanto, o comunque parallelo, può avere la sua logica. Sicuramente sì. Ti dico li applico? No. I gen set? Sì, assolutamente. Quindi tutto va contestualizzato, no? O comunque perlomeno tutto, da tutto deve essere preso spunto, perché comunque nasce da una logica, da valutazioni e da riferimenti che possono essere comunque sfruttati, utilizzati, sì, in un contesto di periodizzazione. Ti faccio ridere perché questo proprio il discorso del Giant Set. Quando ho fatto il corso Gio a Roma ai ragazzi in cui ho parlato dei metodi di allenamento, gli ho fatto vedere tre o quattro video. Uno era un video di Sarcher che allenava Liu Xiang là su in Cina. Un altro era un video di Patrick Tour che allenava Vuluad. Un altro era un video, mi sembra, di Rumble che allenava Buendia. Tre metodi differenti. Guardando quello che facevano all'atto pratico, erano la stessa cosa. Facevano tot postazioni ricercando un po' il discorso FDFS, Fiber Destruction, Fiber Saturation, no? Una prima componente meccanica e poi una ricerca metabolica. Ma posso metterci in mezzo anche Terence Raffini adesso con Bennett, quindi lavoro meccanico e poi un giant set finale in cui ricerca il pump. E sono comunque metodi che rispetto e utilizzo e hanno assoluta base. È verissimo. Assolutamente. Però appunto dici che trovi comunque degli spunti, delle Io correlazioni. vedo che molto spesso, per quanto cerchiamo di differenziare, classificare, trovare un sistema, molto spesso è il nomen che cambia. Cioè, li chiami Giant Set, piuttosto che lo chiamo un FST7, piuttosto che lo chiamo un SST di Tour, in cui ho le Sì, varie fasi. alla fine, dopo tu tradotto, dici è la somministrazione di determinate esecuzioni, variazione di angolazione esercizi in un contesto di allenamento ad alta densità. Sì, in questi casi sì. Io ti dico, secondo me la matrice comune è la capacità che si ha nel capire qual è lo stimolo che devi somministrare all'atleta in base al contesto specifico, alias in base alle sue capacità concrete di recupero. Cioè, alla fine è tutto un discorso di stimolo-recupero.
stimoli recupero. E che tante volte appunto uno associa sotto questo aspetto il bodybuilder, chiamiamolo avanzato, come Superman o comunque dà le capacità di recupero infinite, no? Con tutti i bonus, ma poi come abbiamo visto anche appunto nell'aspetto dei Giants di Sarcev, abbiamo visto che anche testimonianze di chi li ha seguiti, è un qualcosa di insostenibile poi dopo, alla fine, alla lunga. Poi che sia coreografico, che sia estremamente stimolante, il fatto è che a questo stimolo così esagerato, tu tante volte non hai tutte queste cartucce necessarie per compensarlo. Anche se hai una sopportazione intra-workout, peri-workout, con tanto di approccio, sappiamo benissimo, insulinico del caso. Non basta, non basta, non siamo superuomini. Abbiamo tutti, chi più chi meno, soggettive capacità di recupero, anche se diciamo aiutati. Allora, io una cosa che credo che venga sottovalutata è proprio quanto, ok, il recupero può essere incentivato, ma la richiesta di recupero aumenta. Cioè, Ludovico di tot anni fa, che pesava 65 kg, non lo so, che faceva magari all'estremo 100 kg di panca o 70 kg di panca, era il suo 8 RM, facciamo conto. Adesso 8 RM sono 130 kg. È sempre un 8 RM, ma da una parte hai 70 kg, da un'altra ne hai 130. La struttura, quello subisce. Quindi, anche se io la scheda nero su bianco è sempre quella, un 8 RM con tot ripetizioni, l'impatto sulle capacità richieste di recupero è totalmente diverso. Perché la gente sottovaluta che la forza aumenta, i muscoli aumentano, ma la struttura dell'atleta, soprattutto a livello neurale, quella non è che aumenta così tanto. Quella, e poi io ti dico semplicemente, faccio un passo indietro. La situazione in cui ti trovi oggi rispetto a quella che trovavi anni fa. Ricordiamoci sempre che comunque l'organismo, noi siamo diversi dalle persone che eravamo ieri. Noi siamo costantemente, quando dicono, la preparazione che ho fatto, il percorso che ho fatto l'anno scorso, non rispondo, ho un approccio diverso, vado in ritardo, non funziona, quant'altro. Nulla di più semplice, di più normale. È qualcosa di fisiologico. Noi non saremo mai quelli dell'anno scorso, ma per una serie di motivi fisiologici che appunto non ci rendono quello che eravamo prima. E Assolutamente. poi soprattutto anche, teniamo presente anche della situazione in sé, se stessa. Magari uno l'anno scorso aveva certe attività collaterali o possibilità di riposo. Oggi abbiamo tutte le restrizioni e siamo molto più sedentari, cioè sono tantissime cose, l'asse ormonale, sono tante cose da tenere in considerazione. Sta di fatto che appunto anche come dicevi tu, la richiesta anche solo energetica, metabolica è ben differente. Assolutamente. E torniamo sempre al discorso del ragionare sempre su stimolo e recupero. Uno dei problemi, e su questo so che tu ti ci ritrovi, uno dei problemi è che si ragiona molto sui numeri, si ragiona molto sul carico, però realmente quello che cerco sempre di dire è che il bodybuilding non vive di questo, il bodybuilding vive di stimolo e lo stimolo lo puoi misurare in maniera solo empirica e solamente creando intimità con quello che fai in sala. Quindi ben venga Ecco connessione. perché appunto a mio avviso è fondamentale, lo sai meglio di me, che si costruisca un rapporto molto intimo con l'atleta magari che stai seguendo, no? Con i feedback che ti percepisce, perché dalla lettura dei feedback tu riesci a guidare meglio. Io dico sempre, uno può essere anche un buon pilota di Formula 1, ma se non ha dietro le spalle degli ingegneri con controcoglioni, che sanno dove far mettere le mani ai meccanici o comunque sulla progettazione, arrivi fino a un certo punto, no? Quindi il discorso di saper ascoltare
di saper anche leggere, interpretare certi segnali che ti dicono attenzione, stiamo andando a finire gambe per aria, fuori strada. Questo è fondamentale. Anche finché è qualcosa di numerico, è tutto molto più semplice. Anche a livello motivazione è affascinante la lotta con l'outbook. Sono il primo a dirlo. È un legame, ti ho detto, malato tossico. Attenzione, non è tutto. Questo non è tutto, non deve essere tutto. Perché una volta che noi sgarriamo appunto il target o comunque l'obiettivo, non è detto che per forza di cose la stimolazione sia andata buttata. Quello Esatto. che dico io. Se anche tu non senti, non percepisci i DOMS ai pettorali perché hai cambiato angolazione, comunque ti aspettavi, non è detto che lo stimolo non sia arrivato. Assolutamente. Anzi, quando appunto fai un'integrazione, l'integrazione moderna per i workout, che comunque ha uno degli scopi, è il fatto di diminuire l'effetto dei DOMS post-allenamento, ma ben venga. Guarda, mi ricordo che in un podcast Scott proprio diceva i DOMS devono essere lievi e durare poco in uno scenario ideale. Cioè Esatto, perché se no appunto entriamo nella fase acuta, che è quella di cui parlavamo all'inizio, che allora che è quella che crea poi tutti i casini. Tutto deve rimanere sempre nella fase cronica, scusa. Tutto deve rimanere in acuto e rapidamente, progressivamente in miglioramento. Lo sentiamo, lo percepiamo, 24 ore, 48 ore, abbiamo un picco magari dei DOMS, poi sentiamo che tutto scema. E riesci comunque ad allenarti. Invece, quando cominciamo a sentire il DOMS comincia a non guarire, cominciano a cronicizzarsi i dolori. Ad esempio, ho dolori alle gambe per 5-6 giorni. Beh, allora diciamo che qualcosa forse non sta funzionando. Non vantiamocene. Ho fatto un allenamento pazzesco, ho un male che mi dura da una settimana. Dopo, diciamo che la stimolazione è andata un po' oltre, non c'è da vantarsi. Perché a questo tipo di stimolo tu non lo stai recuperando, non lo stai rendendo efficace. E tu che devi andarti a allenare, come ti rialleni? Quando? Cioè, è un discorso che va visto molto in maniera molto più analitica e meno egocorrelata. O masochista da bodybuilder tipico. Ti chiedo questa cosa, tu magari c'hai DOMS tremendi le gambe per 5 giorni, oltre alla domanda quanto stanno recuperando le gambe, quando puoi riallenarle, in quei 5 giorni in cui tu alleni altri distretti, come li stai allenando e quanto il tuo corpo è efficiente a recuperare anche da quelli distretti che sta pensando, che sta alle prese con le gambe? Esatto, è appunto perché comunque tu continui a somministrare stress, distruzione muscolare, quindi avete detto CPK, avete detto infiammazione su infiammazione su infiammazione, che si traduce in uno stress non solo sul renalico, ma ricordiamo sempre, parlo anche per esperienza, perché io parlo sempre anche col fatto che errori sono stato il primo a commetterne in passato, a passarci per prima, al fatto appunto di entrare in un loop negativo dove il sistema immunitario viene devastato, viene continuamente stimolato, perché comunque ricordiamoci sempre, quando noi recuperiamo dobbiamo recuperare degli allenamenti, non dobbiamo far recuperare i muscoli, ma dobbiamo far recuperare il sistema immunitario. E questo con la continua stimolazione ulteriore che andiamo a far somministrare al nostro corpo, è un continuo rallentare che prima o poi porta a un crash che può essere i malanni, può essere l'infortunio, può essere anche semplicemente uno stallo base dei risultati. Allora, guarda, mi hai tirato in palo il sistema immunitario, cosa che adoro, e quindi ti chiedo questa cosa. Il fatto che mettiamo a dura prova il sistema immunitario non è uno dei motivi per cui impattiamo sul microbiota intestinale? Esatto. Esatto. È uno dei Quindi motivi appunto. è un altro di quegli agenti. Cioè, nel senso, io vedo. La cosa che vedo è che veramente tutto quello che facciamo è rivolto a distruggere totalmente microbiota intestinale, capacità digestiva, a creare infiammazione, stress ossidativo, resistenza insulinica. Quindi per questo anche tutto il discorso sia
della scelta delle fonti che viene, cioè ormai Dio solo sa quanto è passata in secondo piano, veramente scelta delle fonti e provenienza delle fonti soprattutto, quindi carne grass-fed. Discorso che finché si a mio avviso un errore grosso anche dell'ambiente è che si tende troppo a ragionare nell'ottica sono quei tre alimenti che funzionano. Ok? Allora c'è ancora una forte la chiamiamola old school che a me non piace neanche. Dice riso, pollo, broccoli sono queste cose alla fine che funzionano. Anzi, queste cose poi alla lunga creano poi una serie di, se vogliamo, di intolleranze e di altro tipo di problematiche che poi Infiammazione. sì, che saranno controproducenti. Finché ragioniamo che funziona solo tre cose, quanto di margine, comunque, bene o male, poco tanto, comunque dobbiamo, ne parlo anche con Neil di questa cosa. Dobbiamo cercare la fonte alternativa similare ma diversa, proprio per permettere che da un punto di vista enzimatico di saper digerire e processare al meglio ciò che introduciamo. Anche per questione appunto di non creare un'eccessiva tolleranza che si trasforma in intolleranza poi dopo alla lunga. Lo stesso riso, gli albumi, ci sono tutti gli alimenti possono comunque arrivare a dar fastidio e a creare questa reazione infiammatoria col nostro organismo. Quindi ti dico, a partire dall'alimentazione dovremmo avere un approccio che non vuol dire adesso mi permetto di mangiare chissà quale altra fonte particolare, però di non limitare nella scelta, come dicevi tu, a determinati alimenti. A maggior ragione col fatto adesso della possibilità, so che appunto ha anche un costo che incide in una preparazione, però cercare di guardare, di aprire ad alimenti che abbiano meno approccio o comunque meno origine raffinata. Quindi ben venga, come dicevi, grass-fed piuttosto che l'organic in certi casi, piuttosto che comunque guardiamo la scelta di una minor industrializzazione soprattutto, ma anche dalla provenienza semplicemente, no? A discapito magari di un lieve o magari anche nullo, perché tante volte non c'è questo rialzo di prezzo, dipende da dove andiamo a acquistare, no? Quindi la scelta dell'alimento è, a mio avviso, estremamente importante. Assolutamente. Si parte da quello, poi si sistema tutto. Io guarda, la cosa che dico sempre è che devi essere in grado da una parte di violentare il corpo in quel momento specifico, però nel nostro caso dobbiamo anche essere in grado di coccolarlo a 360 gradi Guarda, tutto il resto. è il concetto, vedi, è il concetto che negli ultimi anni riporto sempre più spesso, in ambito performante, in ambito di tutto quello che è il contesto di capacità di recupero. In quella frangente lì, nel frangente in cui dobbiamo, combattiamo, scappiamo, creiamo quello stimolo brutale tante volte, ma che finisca lì, finisca lì. Noi quello che dobbiamo riuscire a mantenere è il fatto è tutte le 22, 23, 20 ore che abbiamo al di fuori, che dobbiamo coccolare, che dobbiamo curare, che dobbiamo cercare di favorire in un'attività di relax, recupero e di gestione. Quando tu hai mantenuto quello, ben venga poi l'approccio che sia chiaramente con il discorso di periodizzazione, che siano massacri, tra virgolette, che abbiano però un fine e un certo tipo di logica. Assolutamente. Bene. Gabri, non ti rubo altro tempo. Io veramente ti ringrazio di quest'ora passata insieme, di questa bella chiacchierata. E poi i ragazzi sanno che possono commentare, scrivere sotto, fare richieste per domande specifiche. E quando avrai ancora una piccola finestra in cui mi posso inserire, magari affrontiamo un argomento un po' più. Ringrazio dell'invito, Minimo. ringrazio per avermi permesso comunque di fare ciò che mi piace, che alla fine
al di là del lavoro, perché io amo estremamente il mio lavoro, mi piace poter mettere a disposizione. Io non faccio, non mi piace dire che insegno, non mi piace dire che faccio il professorino. Mi piace mettere in campo comunque, o perlomeno riuscire a dare qualche spunto di riflessione in più e di aprire qualche lampadina e dire: ma perché sto facendo così? Forse. E penso che l'evoluzione un po' di tutti sia il continuare a progredire di un sistema, comunque. Di portarla avanti e non rimanere fossilizzati in un piccolo mondo, anche perché il mondo della performance dell'organismo è un mondo fantastico. Non c'è niente magari sotto l'aspetto anche di allenamento, di metodologia di allenamento, anche come approccio alimentare, non c'è niente da inventare alla fine. È stato tanto scoperto, il fascino appunto è che c'è questa estrema soggettività da dover comunque tenere in considerazione, che tutti gli approcci alla fine possano funzionare. Il suo bello è quello per la fine. Assolutamente. Senti, prima di andare ti faccio una domanda. Cosa dobbiamo aspettarci dai prossimi release Yamamoto? Qualche bella sorpresona. Ce n'è una grossa, una grossa per cui ho lavorato negli ultimi mesi, tra tante cose. Ce ne sarà una grossa che è abbastanza imminente, molto grossa, e poi ce ne saranno una serie in arrivo nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. Comunque ce n'è una molto grossa che mi rende molto orgoglioso di averci lavorato, di averla partorita, e ormai siamo agli sgoccioli. Ce ne saranno sempre, anche perché alla fine cerchiamo sempre di essere sul pezzo in tutto e per tutto per quanto riguarda l'integrazione sportiva o nutraceutica. Con tutte le altre aziende che si accodano, perché io vedo il trend. Qualcuno che apre pista o che fa la storia ci Esatto, vuole. sai come il ciclismo, quello che spezza il vento. Esatto. Gabri, grazie davvero per quest'ora insieme. Grazie e ti ringrazio anche per. Assolutamente, mio piacere davvero. E tra l'altro poi magari ne faremo. Faremo anche due chiacchiere su questo perché, a mio avviso, non perché ti sto cercando di fare effetto lecchinaggio, perché sai benissimo che non sono il tipo, ti dico che merita tutto l'impegno che ci hai messo, merita che tu riceva in maniera proporzionale la soddisfazione. Rispetto a tutto quello che ci hai messo, volontà, impegno, dedizione in quello che hai fatto, perché Grazie veramente davvero. è strutturato molto bene. Grazie, davvero, davvero. Poi aspetto le cazziate quando lo leggi, che così. Vabbè. Tanto è sempre in continua evoluzione. Sto già leggendo. Piacere. Grazie Gabri, di Grazie nuovo. a te. Buona giornata. Ciao.